Con questa puntata vogliamo parlare di solitudine, quella solitudine che attanaglia tante persone chiuse nelle loro case a due passi magari da luoghi dove di gente locale e non solo ne passa tantissima. Come a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, qui vi abita Giuseppe Nirta, per gli amici Peppe. Una vita difficile la sua, una vita dove la cattiva salute non lo ha lasciato in pace, con un piede amputato in quanto colpito da una grave forma diabetica, ed il ritrovarsi nella solitudine di tutti i giorni, dove l'unica compagnia è determinata dal personale che lo assiste, mandato dal comune o da qualche vicino di animo buono. Io sono stato abbandonato quando ero piccolo, e mia mamma si è divorziata con il padre e il padre si è preso un'altra donna, il padre, e la mamma un altro uomo, ed è andata a Torino a vivere e non ha voluto più che sapere di Pizzo. E tu poi che fine hai fatto? E io dormivo in giro per le strade dove capitava, sotto i palchi dove c'erano i concerti d'estate. Perché non avevi più una non casa? Non avevo una casa, niente. Andare. Poi mio padre mi hanno trovato un magazzino, una cosa, una stanza per dormire, per non dormire fuori. Per quanto tempo hai vissuto fuori, sulle strade, in stazione? Da piccolo, da quando avevo 18 anni. Fino a quando? Fino a questi tempi qua. Oggi hai 49 anni? Sì. Quindi tu hai vissuto per 15-20 anni in giro? Fuori, in giro. Mi dicevi che hai vissuto anche in una roulotte? Sì. Di fronte alla stazione? Sì. E chi veniva ad assisterti? Cioè chi ti faceva la spesa? Come prendevi i soldi per fare la spesa? Nella roulotte nessuno, dovevo andare io per i soldi alla posta, perché tanto era buono il piede. Poi di tanto in poi, da quando siamo andati, perché piede, tu hai percepito sempre una pensione, sì, una pensione minima, no? Sì, da sempre. Sì, da parecchi anni, dal 2004-2005. Ora sto vedendo che ti trovi in una casa, insomma, dignitosa. Certo, che è tenuta anche tu bene, buona, è bella, okay. Bella. Quindi da quanto tempo vivi in questa casa? Da un anno e qualcosa, da aprile 2020. E prima dove abitavi? Sempre fuori oppure hai fatto no, un giro? No, abitavo in un'altra casa del proprietario di questo. Okay. E lì stavo bene. Poi l'hanno dovuto fare delle casette proprietario e mi ha detto vieni che ti trovo là, e poi ho dormito alla stazione, che io sono voluto andare alla stazione. E poi non sapevo che c'erano in questa roulotte i topi, questa cosa qua. E mi è successo il fatto delle... E i topi ti hanno mangiato il piede? Sì. Mi hanno mangiato prima le dita del piede destro e poi... meno male che me l'hanno salvata Paola. E poi il sinistro mi è successo. E sul sinistro non hanno potuto fare nulla? Hanno no, dovuto hanno dovuto amputare. Tua madre è vivente, vive a sì, Torino? A Torino. Ma ti chiama, ti vuole che si avvere di te, cioè ti sì, viene a trovare, no? Sì, di me sì, mi chiama, mi manda i messaggi, però per venire qua non vuole venire lei a... No, perché non vuole venirmi a trovare, perché non vuole vedere più la quindi, cittadina. Quindi non ti vede da quanto tempo? Da parecchi anni? Eh sì, da uno sette anni. E non si preoccupa di cosa hai bisogno, cioè ti chiede di cosa hai bisogno di... No, mai, quello mai, perché non è competenza di mia mamma. Dice se ti domando questo, se hai bisogno poi... Ti manca tua madre? No, per la verità no, perché mia mamma è poverina, fa la sua vita. Ma vorresti l'abbraccio di tua madre ogni tanto? Ma io se la vedo la saluto tutto, l'abbraccio ormai... A 49 anni, certo, la devo salutare che una mamma è. Sentiamo squillare improvvisamente il telefono di Giuseppe e la madre. Cogliamo la palla al balzo e la informiamo delle condizioni del figlio. Ma lei da quanto tempo non lo vede?
È da tanto che non lo vedo. Esattamente quanto tempo è non lo so, però è da tanto. Ma non vuole venire, cioè non può venire almeno qualche giorno qui a Pisa? No, non posso venire, no. Ho mio marito che è all'ospedale, che ha avuto l'infarto e non mi posso proprio muovere, quello è. Ma lo sa che a suo figlio gli hanno amputato un piede? Sì, lo so benissimo, lo so. Me l'ha detto, lo so che gli hanno amputato un piede. L'esigenza, se mi posso permettere, di vedere insomma suo figlio anche in questo momento particolare, no? Durante l'operazione non c'è stata, insomma, è stata proprio impossibilitata. Sì, è impossibilità perché ho mio marito che esce e entra dall'ospedale. Ha avuto 3 infarti, ha avuto quello, e non mi posso muovere assolutamente, perché non so come va a finire quello. È così, purtroppo. E suo marito da quanto tempo sta male? Sono 5-6 mesi che entra e esce dall'ospedale. Però suo figlio sono diversi anni che è in queste condizioni. E lei da diversi anni che non lo sta avvenendo. Lo so, ma noi ce lo siamo portati qua, ma lui non ha voluto stare. Ha voluto andarsene giù in Calabria. Noi l'abbiamo portato su, ma lui non ha voluto rimanere qua. Nei prossimi mesi ovviamente noi ci auguriamo che suo marito si riprenda presto, certo. Ma se così, insomma, ecco, se suo marito è nelle condizioni di poter insomma stare da solo, vorrà venire qui a Pizzo a trovare suo figlio? Certo, se il mio marito sta meglio, certo. Glielo può fare questo regalo sicuramente a Giuseppe, perché lo sta... lo so, se lui sta meglio, sì. Se lui sta meglio, sì. Però per il momento non posso muovermi, quello è. Questa è stata una capatina qui a Pizzo per trovare Giuseppe? No, è impossibile. Ce la può fare questa promessa? No, è impossibile. Un regalo a Giuseppe glielo facciamo? Purtroppo no, per il momento no, per il momento non è possibile. Nemmeno un paio di giorni, ora ci sono gli aerei che sono anche abbastanza economici. Poi da Torino, no. C'è il volo diretto, Torino Lamezia, in una giornata si va e si viene, Lamezia Pizzo sono 10 minuti di macchina, quindi perché non fare questo piccolo sforzo per suo figlio poi soprattutto, no? Senta, io per adesso non mi posso muovere, se io mi potevo muovere sarei già stata lì, però purtroppo per il momento non posso muovermi. Quello è. Okay. Come mi è possibile mi muovo, ma per il momento no. Tu durante il giorno ovviamente hai bisogno di assistenza, anche di cure mediche. Sì. Perché ti trovi in una situazione particolare, non sei completamente autonomo. Chi viene il giorno ad assisterti? No, c'è una badante? Cioè, viene una badante, viene la mattina per la colazione, poi verso l'ora di pranzo, poi viene verso pomeriggio alle 4 volte la settimana. L'assistenza il comune te la garantisce, ok? Per parlare in maniera onesta, quello che tu vorresti, che cos'è? La compagnia, stare sempre. La compagnia, ok? Io questo vorrei che tu dicessi, perché il motivo di questo mio servizio, certo, è quello praticamente di mettere in evidenza che ancora ci sono in giro persone che soffrono la solitudine, è vero. E che soffrono praticamente e che si trovano in determinate, in particolari situazioni come quella tua. E in un mondo praticamente dove tutti siamo solidali, ma solamente attraverso la teoria, ma in pratica invece no, qui per esempio a Pizzo i vicini, i tuoi compaesani ti vengono a trovare, hai contatto con qualcuno? Qua i vicini di casa. I vicini almeno ti vengono a trovare? Sì, mi aiutano. Quindi hai dei vicini bravi? Sì. Però ovviamente tu la sera ti senti solo, la notte perché se mi succede qualcosa pochi mi vede, non per altri motivi. Ok. Io chiudo questa intervista. Tu lancia un appello, cioè lì ti stanno guardando, ok? Sì. Alcuni telespettatori, parecchi telespettatori. Cosa vorresti chiedere loro? Vorresti chiedere un messaggio anche rivolto a tua madre, perché probabilmente questo servizio lo vedrà anche tua madre, che stanno bene, mia mamma. Però tu che cosa chiedi? Cioè, che cosa ti manca? Di stare bene mia mamma, i miei fratelli e io, di stare bene, di avere più... Ok, e su questo ovviamente non c'è dubbio. Però tu in questo momento che cosa ti manca? Diciamo la compagnia era bene.
la compagnia. Perché tu soffri la solitudine. Sì, no, non diciamo la solitudine, dico per il piede la paura che se mi succede qualcosa in nottata, dico solo. Quindi vorresti andare da qualche parte, insomma, sì. Per non stare da solo. O dai miei fratelli, oppure da questi amici miei qua. Salutiamo Giuseppe con la promessa che noi dell'Invadente continueremo a seguire il suo caso, sperando in un presto risvolto positivo. Di una cosa siamo certi, la nostra visita ha colmato almeno per qualche ora quella solitudine che è sempre al suo fianco e che vorrebbe tenere più lontana possibile.